La seconda cantata dell'oratorio di Natale di Bach inizia con una sinfonia, non con un grande coro, a creare l'ambiente proprio della nascita, la notte di Natale. Una sinfonia scritta nel stile italiano, delle grandi pastorali italiane, dove la prima parte, violini con i traversieri, flauti traverso, ci danno il motivo degli angeli. E subito dopo un motivo affidato agli oboi, l'oboe d'amore e gli oboi da caccia, con il motivo proprio e prettamente pastorale. Questa alternanza di questi due compagini di strumenti che ci descrivono perfettamente questa pastorale. Subito dopo l'Evangelista racconta dell'annuncio dell'angelo ai pastori. E come per tutte le cantate, avremo un'alternanza di recitativi e arie proprio con il commento che Bach fa ai testi dell'Evangelista. Ebbene, troviamo una bellissima aria per il tenore e flauto traverso, dove proprio si sente la concitazione del testo che dice: pastori, esultanti, affrettatevi o affrettatevi, non attardatevi troppo, magnificamente espressa dal dialogo tra il suo flauto traverso e il tenore. E poi la straordinaria Ninna Nanna che canta il contralto, è una lunga Ninna Nanna dove appunto riconosciamo tutti questi strumenti pastorali, come dicevo, gli oboi, i flauti, e alla quale segue, dopo per il racconto dell'Evangelista, segue anche la grande commento di tutti gli angeli, le schiere degli angeli grandissime, con un coro dove si avverte questa grandezza di questi niceli, di queste schiere di angeli che dicono gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ma quando Bach compone E pace in terra, cambia completamente questa esultanza con una breve parte molto drammatica dove lui indica appunto di suonare piano e ci sono molte dissonanze, per poi riprendere a tutti gli uomini di buona volontà, ecco, e riprende con un grande vigore. Sono accenti drammatici molto alti e molto belli. Anche questa cantata si conclude con il corale che abbiamo ascoltato al termine della prima, però ci sono degli inserimenti strumentali degli oboi proprio a ricollegare la sinfonia che abbiamo ascoltato all'inizio. Buon ascolto.
Thank you.
Il mistero della nascita di Gesù si è completato con queste due prime cantate dell'oratorio di Bach. Con la terza cantata avremo un altro episodio altrettanto drammatico e straordinario, il Bach della gioia.